Nicola Spena, presidente dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri. Mercoledì Santo è il giorno appunto delle varicelle, la sera del Mercoledì Santo. Com'è andata quest'anno la processione? È stata favolosa, no, perché non c'è stata la pioggia dell'anno scorso. C'era un tentativo di nuvolosità, ma poi tutto è andato per il verso giusto. Abbiamo fatto il nuovo percorso, cioè a dire quello del Cassareggio. Cassareggio era una via nota del Caltanissetta, no? E poi si mettevano in via Berengare Gaetani, ma non quelli piccoli, parliamo di quelli grandi. Quelli piccoli della via Berengario Gaetano, che era dedicata al podestà di allora, non passavano, passavano solo quello del Giovedì Santo. Soltanto il Senedio non passava e si fermava davanti al conte, che se la guardava con il bracciolo nella balaucia, mentre la cena, la condanna si mettevano verticalmente, ma passavano tutti. Ed è stata favolosa ripristinare quelle strade, anche i concertisti, perché non sono bande. Questi signori che vengono, non è la solita banda di paese, ma sono concertisti, si divertivano a suonare con quelle strade strette, con quelle cose, si divertivano. Solo che dobbiamo incrementare le persone che ci abitano, a mettere le luminarie, qualche coperta importante, ma poi c'è stato un gioco d'artificio. La fine del mondo, come quelle che facevamo una volta in Corso Umberto. Per Nicola Spena, Gianfranco Piccone, è stato favoloso, lo dobbiamo dire. E questa mattina le varicelle sono esposte nell'atrio del comune come vuole la tradizione, e c'è la banda musicale o i concertisti che stanno allietando la gente. Dobbiamo ripristinare il concerto che si faceva prima, dove salivano tutte 16 bande. E c'era il commendatore Campo che li premiava, c'era una specie di giuria che premiava i primi tre. E si vuole ripristinare, però ci vogliono i soldini, perché la banda venendo di mattina ha un altro prezzo, non è che vengono alle 5, venendo alle 9 e suonando nelle varie piazze, quando 40-30 anni fa tu sentivi le bande e diceva: ah, Giovedì Santo, la festa più bella che c'è a Caltanissetta. Ed è Caltanissetta, la ripeto per mille volte, conosciuta come la città delle varie.